erano gli appuntamenti della prima giornata di E3 2014. Siamo nella Business Room 515A, tutta dedicata alla lineup di Sony, e abbiamo appena visto una presentazione tutta dedicata a Drive Club. I ragazzi di Evolution Studios si sono concentrati soprattutto sul lato tecnico del gioco, hanno parlato pochissimo di gameplay, hanno dedicato un paio di minuti a descriverci l'app per iOS e Android che andrà ad accompagnare il rilascio del gioco e che permetterà di fare diverse cose, tra cui organizzare ad esempio delle gare anche quando non si è davanti alla console, ma poi sono passati subito ad uno showcase della forza bruta del motore grafico del gioco, che si è rivelato veramente impressionante e giustifica appieno il tempo in più che gli sviluppatori si sono presi. Ci hanno mostrato quindi diverse gare sia in notturna sia in diurna, con mostrandoci gli effetti atmosferici dinamici, quindi dalla pioggia al sereno. Poi si sono spostati in Norvegia, ci hanno mostrato anche una fortissima nevicata in notturna. Eccezionale soprattutto il comparto riflessi, ci ha veramente stupito. Sono le correlazioni tra i riflessi, tra una carrozzeria e l'altra della macchina, oppure tra le macchine stesse e lo scenario. I fari della macchina che sono addirittura in grado di illuminare le singole gocce di pioggia e i singoli fiocchi di neve durante le manifestazioni atmosferiche più intense. Quindi veramente eccezionale da questo punto di vista. Si confermano i 1080p e i 30 fps. Questa è stata una scelta precisa del team di sviluppo, che voleva il massimo del dettaglio, che poi è stato raggiunto perché anche la modellazione poligonale è di altissimo livello delle macchine, ma non solo, anche degli sfondi. Quindi si è scelto di non andare ai 60 ma di mantenere i 30 fps proprio per avere un livello di dettaglio al top su tutti gli elementi, dalle singole macchine allo sfondo, ed effettivamente il risultato graficamente è davvero eccezionale. Per quanto riguarda il gameplay invece non abbiamo avuto particolari novità, quindi per quello ormai siamo relativamente vicini, insomma, alla release che sarà questo autunno. Gli sviluppatori hanno peraltro confermato che alcune cose verranno aggiunte post lancio con un aggiornamento, tra cui ad esempio il clima dinamico, che verrà aggiunto soltanto post lancio, e anche la modalità foto, quindi quella che permetterà di scattare delle istantanee, un po' come succede in Infamous Second Son, e siamo certissimi che, così come per Infamous, anche per Drive Club questa possibilità avrà un successo incredibile, proprio perché le istantanee rasentano davvero il foto realismo. Quindi a questo punto per Drive Club queste sono state tutte le novità presentate. A presto per altre demo. Ivan Conte, oh, qualcuno ti sta bussando, ciao! Ciao Ivan Conte! Cazzo, tiene l'interno Ivan Conte, cattivissimo! Maledetto! Ammazzalo, ammazzalo! Ivan Conte che dà le sportellate, passato, cattivo e competitivo. Danno sviluppatore. No. Cacca. Prende, madre.
Johnson,